Grazie Presidente, signor Presidente del Consiglio, signore e signori del Governo. Se a dicembre del 2012 mi avessero detto che di lì a poco, una decina d'anni, sarei intervenuto nel dibattito sulla relazione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e che la parola mi sarebbe stata concessa dal Presidente Ignazio La Russa, probabilmente non ci avrei creduto. Questo è un sogno che si concretizza per me, per i colleghi e gli amici di Fratelli d'Italia, ma certamente per il popolo italiano. E questa situazione non è casuale, è frutto di un percorso cercato indubbiamente con coraggio, certamente con caparbietà dal Presidente Meloni, ma anche dalla sua classe dirigente, alla faccia di quei sapientoni che fino a qualche giorno fa ne negavano anche l'esistenza. Presidente, lei non ha sbagliato una mossa, guidando prima una opposizione costruttiva e io direi anche edificante in Parlamento e poi conducendo il centrodestra alla vittoria. Ma poi anche lo stile, il riservo, l'equilibrio adottati in un passaggio propedeutico di una fase che sua figlia Ginevra, che i miei figli, che i nostri figli studieranno a breve sui libri di scuola, perché lei, Presidente Meloni, sta facendo la storia di questo Paese. E ha coniugato ascolto e pazienza all'assunzione di decisioni autorevoli. E l'Italia, cari colleghi dell'opposizione, era abituata a ben altro. Era abituata a risse, era abituata a teatrini, certo qualche provocazione indubbiamente maldestra c'è stata, ma è stata anche immediatamente ignorata. L'Italia era abituata allo sguardo feroce di Letta, che la campanella a Renzi l'avrebbe suonata volentieri, ma sulla testa, e quelli sì erano, colleghi del PD, occhi di tigre. E invece lei ha gestito la fase con il controllo e con la sicurezza cordiale dello statista. E la gente lo ha già percepito. Lei ha cambiato il modello, lei ha cambiato il paradigma. Guardi, non è una mia impressione, ma tutto intorno a lei in questi giorni era improvvisamente diventato vecchio ed anacronistico. Lei aveva compiuto sostanzialmente una rivoluzione. E allora che questa genuina freschezza sia contagiosa, sia foriera di buone novità certamente per il Paese, ma anche per la politica che oggi risulta imbarbarita. Detrattori e avversari hanno ben compreso che lei non è un premier né condizionabile né tantomeno improvvisato, ha una sua storia. E a proposito di improvvisazione, l'Italia le è grata anche per una serie di altri motivi, ma le è grata anche perché i filmati del suo intervento e della replica alla Camera hanno già sostituito nell'immaginario collettivo quell'immagine un po' incerta, a tratti anche patetica, sicuramente fragile, offerta da uno dei suoi predecessori, quando a microfoni accesi, rivolgendosi a un ministro a lui vicino, chiedeva in diretta cosa dovesse o non dovesse dire, cosa potesse o non potesse dire. E vede, questa è una cosa che ci sta un po' meno che il mentore dello sventurato e improvvisato premier fosse Luigi Di Maio. Lei capisce in che mani eravamo capitati. E allora è stato un po' come autodistruggere una già precaria reputazione. Lei ha presentato al Parlamento una onesta e quindi drammatica situazione economica del Paese. E oltretutto la situazione è sensibilmente peggiorata in questi 10 giorni. Ed è paradossale che i responsabili di un decennio politico disastroso le chiedano ora soluzioni immediate a problemi che loro stessi hanno creato e poi non sono riusciti a gestire. E non hanno capito che lei non ha citato santi e pontefici affinché la attrezzassero a fare miracoli. Lei l'ha fatto per questioni culturali, l'ha fatto per questioni valoriali che noi sicuramente condividiamo. Così come qualcuno, anche quest'oggi in aula, non ha ben capito che un conto è una misura di sostegno
alla disoccupazione, magari per creare occupazione, oltre alla NASPI, alle politiche attive e passive del lavoro, e un conto è intervenire sul disagio sociale, cosa che faremo con il governo di centrodestra. Un conto è l'assistenza sociale, un conto è il lavoro. Con il reddito di cittadinanza, collega Patuanelli, non avete centrato alcun obiettivo, non avete creato lavoro e soprattutto non avete battuto la povertà, come pomposamente dicevate da quel famoso balcone. E ha fatto bene, presidente Meloni, a richiamare i valori alla cultura dell'Occidente, la lealtà atlantica, Roma, la Grecia, perché noi siamo parte dell'Occidente, perché abbiamo contribuito nel corso dei secoli a forgiarne cultura e valori. E siamo occidenti anche perché condividiamo radici mediterranee. Questo Mediterraneo così strategico nei secoli, anche nel presente, con i suoi 27 paesi affacciati, con 3 religioni le più importanti monoteiste al mondo. Il Mediterraneo è da sempre al centro degli equilibri del mondo. Ebbene, qui l'Italia deve tornare a giocare quel ruolo che la storia le ha sempre riconosciuto, un ruolo politico, un ruolo economico, un ruolo commerciale e, se necessario, anche un ruolo militare, un ruolo che si è affievolito in questi anni. E sul PNRR, così come ha fatto bene a ribadire che il PNRR non può che essere migliorato, bisogna evidentemente aggiornarlo. Mi riferisco alla senatrice Gelmini, nessuno lo vuole evidentemente smantellare, intendiamo semplicemente rifocalizzare gli obiettivi in un contesto economico, sociale e geopolitico che è assai diverso da quel contesto che ha generato il PNRR. Vede, collega Gelmini, non c'era in corso un conflitto, non c'era una crisi energetica causata anche da chi ci ha resi dipendenti dagli approvvigionamenti del gas russo. Io ricordo che con Letta, Renzi, Gentiloni la dipendenza dal gas russo era al 20% e si era poi concluso la trilogia col 42%. E allora è evidente che vanno rivisti anche i criteri, ad esempio i criteri per i bandi della rigenerazione urbana. Possibile che su 202 comuni 201 siano del centro-sud e uno solo del centro-nord? È una cosa che non sta né in cielo né in terra. I 700 comuni lombardi sono stati tutti esclusi e mi rifiuto di pensare che lo siano stati per la qualità dei progetti. Mi avvio alla conclusione, grazie Presidente. Vede, Presidente Meloni, lei ha voluto svolgere 2 passaggi, secondo me, molto significativi sulla innovazione tecnologica e sulla transizione digitale. Le voglio dire che, innanzitutto, il fatto stesso che lei oggi sia Premier è già stato premiato dai mercati, e questo non è poco. E le voglio anche dire che l'Italia digitale non sta bene, come lei ben sa, perché è stato l'unico leader di partito ad assumere decisioni importanti in questo delicato settore. Il Paese non è cablato. Il cloud dà in pasto i nostri dati ai player americani come Microsoft, Google e altri, ad esempio Oracle, e soprattutto 5G è in ritardo. Ma il digitale in Italia sarebbe ancora peggio se non ci fosse stata sotto la sua regia una serie di proposte fondamentali per il rilancio del Paese. Concludo davvero. Era forse il peggior momento questo per vincere, ma se non avessimo vinto, il Paese l'avrebbero messo su un piano inclinato senza più fermate e con la destinazione al baratro. Il destino, la nostra forza, Presidente Meloni, ha voluto così. Buon lavoro, Presidente, a lei e al suo governo. Grazie, senatore.